si usa la funzione di Honor 70 per girare video orizzontali e verticali contemporaneamente? Benvenuti sul nostro canale MrGadget.tech. Oggi parliamo della funzione che state aspettando da sempre, una vera e propria magia tecnologica. Con Honor 70 potete girare contemporaneamente un video in orizzontale e verticale. Fermiamoci un attimo prima di cominciare, ricordatevi di attivare la campanella del nostro canale ed iscrivervi. Avete capito bene, la modalità pensata appositamente per chi fa vlog e crea contenuti per il web si chiama solo Cut ed è la vera punta di diamante della fotocamera del nuovo arrivato in casa Honor, Honor 70, ad oggi già disponibile sul mercato italiano. Su questo smartphone, che si colloca nella fascia medio-alta, abbiamo diverse modalità pensate per girare video in modo creativo, come la funzione storia, che ci guida nelle riprese sulla base di modelli prestabiliti, multivideo, che consente di riprendere contemporaneamente con la fotocamera interna ed esterna, e poi solo cut, difficile a annoiarsi con questo smartphone. Entriamo nel vivo del nostro video. Come funziona Solo Cut? Modalità inedita introdotta per la prima volta che ci consente di girare contemporaneamente video in orizzontale e verticale. Attivando Solo Cut, lo smartphone ci chiede di scegliere un soggetto specifico in un gruppo, il quale verrà seguito nei suoi movimenti grazie ad una speciale tecnologia di tracking automatico. Facendo partire la registrazione, vediamo sullo schermo la ripresa classica in orizzontale più ampia e nella parte sinistra compare un riquadro che mostra in primo piano e in verticale la persona che si è scelto di seguire. Nella galleria troviamo alla fine due video in alta definizione distinti, uno orizzontale e uno verticale. A prescindere dalla modalità, Honor 70 gira video fino a 4K a 30 frame per secondo, con una stabilizzazione veramente super. Una funzione perfetta per i creatori di contenuti, che in questo modo non devono girare due video in momenti diversi perdendo tempo e magari l'attimo più interessante. A noi questa funzione piace davvero tanto, ma ora siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi. Per oggi è tutto, ci rivediamo prestissimo sul canale YouTube di MrGadget.tech. Iscrivetevi!